ma non certo la strada maestra che suo figlio possa percorrere, e non avrà mai tempo per venirmi a vedere. Non c'è mio padre dall'altro lato del filo. Quando mamma siede al tavolino rotondo dell'ingresso, imbracciata la cornetta del telefono, prova a chiamarlo in stanza. Io la osservo dalla porta della cucina. Lei scuote la testa, riaggancia e mi dice che non c'è. Poi mi passa davanti, come se io neanche esistessi. E si sistema dietro il vetro della finestra della cucina ad aspettare, e lo fa con tanta disperata devozione che io penso che lì fuori, nell'inverno rischiarato appena dai coni di luce seppiata che i lampioni vomitano in basso, il mondo è pieno di pericoli e che molto probabilmente mio padre non tornerà. E mi sistemo a fianco a mia madre e ridisegno un pezzo alla volta tutto quello che il mio sguardo abbraccia, il bordato del marciapiede, il filare di lecci che separa le due carreggiate, i cartelloni pubblicitari, le auto parcheggiate, le corsie d'asfalto, un pezzo di città immobile, lo spazio vuoto dove mio padre ancora una volta non c'è. Ed è allora che mi sembra di capire per la prima volta che amare vuol dire misurare un'assenza. Ciao, quanto sia? Allora, leggo. Ancora un minuto, vai, vai, vai. Un minuto, una mail. Giochi di gambe, giochi di gambe, giochi di gambe, vai, 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 vai. Ok. Picchia, picchia, picchia. Questa è una mail che il protagonista manda alla donna di cui si è innamorato. Siamo quel che eravamo nel cortile della scuola, ho sentito stasera. Ho cercato di ricordare com'ero per aiutarmi a capire cosa fossi diventato. Ho visto un bambino che non amava l'ora di disegno perché non riusciva a stare nei contorni delle figure da colorare. Ho visto un bambino che quando correva dietro al pallone e intuiva che sarebbe arrivato prima degli altri, non aveva nessun interesse a vincere né a segnare, ma solo a non farsi prendere, a correre più veloce, passeggiare in mezzo alle mazzate come un obbligo verso le cose belle. Uno a cui le maestre chiedevano di rimettere i giocattoli nei cestini mentre gli altri correvano fuori a giocare. Uno che, rimasto solo, infilava il 45 giri del grande Mazinga nel mangiadischi di plastica e ascoltava l'intera canzone in attesa di una sola frase e provava vera gioia quando al centro della seconda strofa arrivava finalmente il verso desiderato, quello in cui Mazinga con una mano spacca una montagna. La felicità è un oggetto in volo che non fa in tempo a mettere a fuoco perché è già passato, ho capito nel cortile della scuola. La felicità è solo un'attesa. Oggi sono tornato a casa e ho capito che non sarei mai riuscito a dormire se prima non ti avessi ascoltato rimettere a posto le cose del mondo nelle righe dritte delle tue notizie. Non era neanche l'una eppure ti ho aspettata. Ti ho aspettata come aspettavo la mano di Mazinga. Oggi ti ho vista e mi sono sentito vulnerabile alla bellezza della tua apparizione. Solo dopo sono riuscito ad addormentarmi domandandomi... Vai, finisci il verso, vai, vai, giochi di gambe, di testa, nel vai, cortile della scuola. E certo, siamo quel che eravamo nel cortile della scuola, io adesso sono architetto, ma disegno ancora da cani, grazie. Ok, ottimo, venite avanti, musica, il nostro DJ, il nostro arbitro Bogo, applauso al nostro DJ, applauso. Ecco qua, vai, su con la musica, va bene. Bene, questi due classici picchiatori, bene. Semplicemente, il tuo editore ideale è il vostro ideale. Il mio ideale, il tuo, oppure il tuo ideale. Che vuol dire? Ideale, così, qual è il tuo ideale? Antidoping si fa? Non lo so, così, una domanda, così, il tuo editore ideale, dai. La terza, per giocare nelle Bari. Bello, mi piace la terza, anch'io. Due per la terza, va bene, possiamo votare. Allora, per chi vuole votare per Marcello, può alzare il nostro fantastico voto elettronico nero. Pronti? Attenzione, controlli un voto? Chi è? Stai controllando se un tuo cugino ti vota? Gioca a pallone con noi due. L'abbiamo minacciato che se vota per uno o per l'altro non lo teniamo sotto controllo. Pronti per chi vota per Marcello? Su, nero, vediamo chi vota, vediamo un po'. Ok, andiamo con il cartellino rosso e mi sa che vince Francesco Marrocco. Applauso e abbraccio tra i due, applauso. Ottimo, va bene. Grazie. Bravo Francesco, chi ha votato? Non abbiamo controllato Francesco, tutti e due ha votato. Tutti e due. Ok, apriamo giusto così per vedere chi è rimasto. Vediamo un po'. Andrea Bitonto, applauso, altri picchiatori. Ilaria, vai Ilaria, sono gli ultimi nostri concorrenti. Allora voi vi potete sedere, state in zona tranquillamente, eh? Ok, basta che rimanete per fare da garanti. Grazie Federica, applauso per Federica, applauso. Bene, diamo
a Ilaria la precedenza. 4 minuti. Vuoi fare sempre da comedista? Sei ottimo come comedista, ok? Pronti? Partenza. Aspettiamo un po'. Ah, qua abbiamo una piccola richiesta. Allora, ricordiamo che cosa leggi. Prendi il microfono. Allora, leggo dal mio romanzo Fatti Male. Non l'incipit, ma una parte che alcuni forse riconosceranno perché è ambientata in una situazione di Bari abbastanza tipica negli ambienti underground. Però poi mi fate sfidare il vincitore del 2010 e volete vedermi al tappeto. Vabbè, ma è capitato. Poi Andrea è un altro picchiatore, ma vedrai che anche tu potrai dare dei bei ganci. Tranquilla. Pronti? Mi raccomando, solo buona letteratura, niente colpi bassi. Stella arriva al porto, supera il cancello. C'è un sacco di gente, supera il molo. Segue la scritta sul cartello Festival Musicale Acqua in Testa 2008 e sotto i nomi dei gruppi che suoneranno. Si confonde nella mischia, arriva in uno spiazzo. C'è un grande palco, bancarelle tutto intorno. E al lato destro del palco il bar. Stella cerca Marco con gli occhi, guarda le persone. Bari è una città di sciatori e spadaccini. Manda un sms ai rotullesi per avvisarli che è arrivata. Cerca Marco tra la gente, sente abbaiare, si volta. Un punk a bestia la saluta mentre il suo cane le si strofina sulle scarpe. Per un attimo non ricorda chi sia. Poi le torna in mente, è uno che ha visto un paio di rave, ha anche comprato della roba da lui. Sta con altri punk a bestia che bazzicano le feste. Capelli colorati, dread, creste abbassate, piercing, tatuaggi biomeccanici, pantaloni larghi e sporchi. E cani. Tossici. Oltre loro c'è una comitiva di indie rock. Cravattina, pantalone nero, maglietta a righe. Drogati. Stella arriva sotto al palco dove individua un altro conoscente tra i suoi amici metallari. Catene, magliette dei Korn e dei Metallica o degli Iron Maiden. Alcolizzati. Buttati a terra in un angolo con i ciuffi di capelli laccati sul viso, gli occhi truccati, le braccia piene di tagli e le magliette con le stelline ci sono gli emo, generalmente minorenni e sfigati. Dov'è Marco? Appoggiati alle transenne ci sono gli unici tre punk di Bari. Cresta colorata, alta e precisa, pantaloni scozzesi. I punk anni 80 hanno il collare nero con le borchie. I punk a bestia, collari di plastica trasparente con tubi fosforescenti. I punk anfibi e zeppe. I punk a bestia, scarpe da skate. I punk, 2-3 piercing e sguardo sveglio anfetaminico. I punk a bestia sono così pieni di piercing che non ne distingui uno dall'altro e hanno quegli sguardi da cancro in stadio terminale tipici dell'eroina. C'è odore di hashish e dalle casse zampilla una base hip hop. Una ragazzetta che Stella vede sempre dalle sue parti si tiene il cappello con la mano aperta mentre muove il bacino al ritmo. Dietro di lei un tizio tutto nervoso formula frasi con la cadenza di 2000 parole al secondo, zizzagando tra parolacce, rime e luoghi comuni. Tutti gli ipomani muovono la testa su e giù. Cappellino alla rovescia, teste rasate, jeans larghi, col cavallo alle ginocchia, tipo quelli dei punk a bestia, ma senza strappi, non stinti, non sporchi e non consumati. Allucinati. Poi ci sono i rasta. Dread, maglietta della Giamaica, occhio da pesce lesso e canne, cannati. Sono tutti lì, per i misfits. Solo lei è lì per Marco. A Bari le cose da fare sono così poche che quando c'è qualche evento si riuniscono tutti i tipi umani. Poi qualche zagno, con la catenazza al collo, i capelli a spina gelatinati, che sputa a terra e schiamazza in dialetto. Uno di questi soggetti si avvicina a Stella e le chiede se è italiana. Cocainomani. E poi qualcuno normale che è lì solo per la musica. Ci sono tutti. Mancano solo i nerd che ovviamente stanno a casa a vedere lo spettacolo via web. Sfigati. Stella sente vibrare il cellulare nella tasca del jeans. Le si stringe il colon. È Marco. Hai ancora qualche minuto a disposizione se vuoi. 5 secondi? Sono andati. Applauso, ok, applauso. Perfetto, perfetto, perfetto. Grande, grande.
Picchiatori, vai Andrea Bitonto, vincitore dello scorso concorso. Vai. Vai, vai. Allora, leggerò una poesia che ho scritto io. Per fare la guerra ci vuole un'arma. Per fare l'arma ci vogliono i pezzi. Per fare i pezzi ci vuole l'industria. Per fare l'industria ci vuole un padrone. Per fare un padrone ci vogliono i lavoratori. Per fare i lavoratori ci vuole il lavoro. Per fare il lavoro ci vuole lo stipendio. Per fare la guerra ci vuole lo stipendio. Per fare Natale ci vuole il regalo. Per fare il regalo ci vuole la confezione. Per fare la confezione ci vuole il negoziante. Per fare il negoziante ci vuole il cliente. Per fare il cliente ci vuole il bisogno. Per fare il bisogno ci vuole la pubblicità. Per fare la pubblicità ci vogliono le risorse umane. Per fare le risorse umane ci vogliono gli investimenti. Per fare gli investimenti ci vogliono i soldi. Insomma, per fare Natale ci vogliono i soldi. Per fare l'amore con lei ci vuole una lei. Per fare una lei ci vuole fascino. Per fare il fascino ci vuole la crema per il viso. Per fare la crema per il viso ci vuole l'industria dei cosmetici. Per fare l'industria dei cosmetici ci vuole un padrone. Per fare un padrone ci vogliono i lavoratori e le lavoratrici. Per fare i lavoratori e le lavoratrici ci vuole la parità dei diritti. Per fare l'amore con lei ci vuole la parità dei diritti. Per fare l'amore con lui ci vuole un lui. Per fare un lui ci vuole l'auto. Per fare l'auto ci vogliono i pezzi, per fare i pezzi ci vuole l'industria automobilistica, per fare l'industria automobilistica ci vuole la Fiat, per fare la Fiat ci vuole Torino, per fare Torino ci vogliono 1.400.000 persone, per fare l'amore con lui ci vogliono 1.400.000 persone. Per fare una legge ci vuole la firma, per fare la firma ci vuole la penna, per fare la penna ci vuole l'inchiostro, per fare l'inchiostro ci vuole l'industria dell'inchiostro, per fare l'industria dell'inchiostro ci vuole un padrone, per fare un padrone ci vogliono gli impiegati, per fare gli impiegati ci vuole il colletto bianco, per fare il colletto bianco non ci vuole l'inchiostro, sennò per fare il colletto bianco ci vuole la cravatta, per fare la cravatta ci vuole il nodo, per fare il nodo ci vuole uno che stringe il nodo alla gola, per fare una legge ci vuole uno che stringe il nodo alla gola, per fare una canzone ci vogliono gli accordi, per fare gli accordi ci vuole l'artista. Per fare l'artista ci vuole un palco, per fare un palco ci vuole un concerto, per fare un concerto ci vuole l'autorizzazione, per fare l'autorizzazione ci vuole la SIAE, per fare la SIAE ci vogliono i diritti d'autore, per fare i diritti d'autore ci vuole la tassa, per fare la tassa ci vuole lo Stato, per fare lo Stato ci vuole il Parlamento, per fare il Parlamento ci vuole l'elezione, per fare un'elezione ci vogliono i partiti, per fare una canzone ci vogliono i partiti, cioè, non lo so. Per fare una poesia ci vuole fantasia, per fare la fantasia ci vuole tempo libero. Per fare il tempo libero ci vuole l'indipendenza, per fare l'indipendenza ci vuole la fame, per fare la fame ci vuole la povertà, per fare la povertà ci vuole il sacrificio, per fare il sacrificio ci vuole la volontà, per fare la volontà ci vuole allenamento, per fare allenamento ci vogliono gli esercizi, per fare gli esercizi ci vuole precisione, per fare precisione ci vuole attenzione, per fare attenzione ci vuole lucidità. Per fare lucidità ci vuole un caffè, per fare il caffè ci vuole la sigaretta, per fare la sigaretta ci vuole il tabacco, per fare il tabacco ci vuole l'usalento, per fare l'usalento ci vuole la pizzica, per fare la pizzica ci vuole due suonature e la femmina che balla, per fare due suonature e la femmina che balla ci vuole la sagra, per fare la sagra ci vuole la prologo, per fare la prologo ci vuole la storia del paese della proloco, per fare la storia del paese della proloco ci vuole la cultura, per fare la cultura ci vuole anche la poesia, per fare la poesia ci vuole solo un po' di poesia. Quanto abbiamo a disposizione? 30 secondi? Ok, come vuoi. Nascere è un ingresso gratuito. Morire è una consumazione obbligatoria. Ok, ok, applauso, applauso, venite qua davanti. Altri due, picchiatore sano, anche di tonto, bravissima, brava, bene. Allora, il vostro lettore dov'è quando legge i vostri libri? Dove si trova? In che luogo? Non lo so, probabilmente in un concerto. Ah, in un concerto, Andrea? Il nostro lettore quando legge i nostri libri dove si trova? Alla box letteraria, ovviamente. Alla box letteraria. Ok, applauso, va bene. Allora andiamo alla votazione, ladies and gentlemen, dai andiamo avanti, come stiamo a tempi ci stiamo, acceleriamo un po'. Va bene, allora, Andrea con il cartellino nero, il nostro pubblico può votare, Andrea appunto cartellino nero, 1, 2, 3, vediamo un po' chi c'è. Perfetto, alziamo ora i cartellini rossi.
Proclamo, mi sa, mi dispiace, Andrea Bitonto vincitore di questo match. Applauso, applauso, applauso. Abbraccio, ok. Uè, Mario Mancini, buonasera, sei spuntato come un folletto. Ciao, che stiamo a fare? Stiamo facendo la box letteraria, ma è una, così, un gioco per presentare i libri degli autori. Un giochetto così. Applauso per Mario, è una sorpresa così. Che felicità. Va bene, allora, attenzione. Allora, Olivia, Gaetano, Francesco e Bitonto sono i nostri. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti, venite qui sul ring, così andiamo avanti, eh. Olivia contro Gaetano. Forza, forza, ci siete? Gaetano, dove sei Gaetano? Forza, musica, musica, DJ. E il nostro applauso per il nostro DJ. Andiamo alle semifinali. Festival dell'innovazione, box letteraria. Vediamo, eccoli qua, Olivia e Gaetano, pronti? Ormai le regole le sapete, solo buona letteratura, 4 minuti per voi, il microfono è lì, andiamo avanti, forza, il cronometrese è anche lì, vai. Non si sente? È così. Sì, mi senti. Okay. Che cos'è l'infinito di fronte ad uno sguardo? Capire l'immensità del mare, ma perdersi in uno sguardo. È questo il limite dell'essere umano. Ho visto l'orizzonte infiammarsi, ho visto il sole sparire dietro la cupola della cattedrale, così bianca da far male agli occhi. Ho sentito il profumo del mare, il garrito dei gabbiani, ho pensato a quanto fossi lontana da te, dal tuo respiro, quanto a bassa voce dici che va tutto bene. Che cos'è l'infinito di fronte ad uno sguardo? Da piccola mi chiedevo dove finisse il mare, che si incontra col cielo e poi svanisce. L'orizzonte è un taglio netto in questa tela davanti ai miei occhi. L'odore dell'erba, la terra umida, fumo di sigarette, vino nei cartocci, sidro e risate. Rackaus e quolema, amore e morte, in una lingua sconosciuta, che la gente parla intorno a me. Può l'amore avere un suono così duro, mentre la morte suonare così accattivante e dolce? È la metafora del mondo. Nella tavolozza del cielo non rimane altro che blu intenso, striato di grigio, e poi c'è quel rosa all'orizzonte. Mentre il sole muore, echi di adolescenza nelle mie cuffie stereo. Una voce profonda che sa di inverni senza luce, sigarette e Jägermeister. Sulla collinetta osservo le luci di Helsinki accendersi sulle splanadi. Qui si può ancora sognare e godersi la solitudine per rinascere ancora una volta. Scende la sera sul lungomare. Gli ombrelloni si chiudono, le ombre si allungano sotto le palme, le foglie mosse dal vento. Cena coi bimbi che smaniano un'altra giornata di sole. Hotel Flora, mezza pensione, vista mare. Ragazzi per bene escono verso una notte di danze e follie. È la fine dell'estate, viviamo alla goccia quel che resta del giorno. Una donna sembra aspettare qualcuno, persa nel secondo martini ai tavoli del Gran Caffè Rapallo. Ha perso la giovinezza inseguendo un amore sbagliato. Ha un profilo greco e mani nervose. Fuma sigarette sottili, mentre il cielo si fa rosa e le barche a vela tornano al porto. Grazie. Grazie per tutti i figli che cresceranno senza un padre, orfani della disperazione. Grazie per il futuro che ci attende, così buio da non vedere luce alcuna. Generazione senza presente, salto nel vuoto, dateci almeno delle vanghe per seppellire i nostri sogni. La fregatura della reincarnazione è che è come essere immortali, ma avere un'amnesia. Ok, c'è tempo ancora a disposizione? Ci sa quanto c'hai? Un minuto, come vuoi, fai quello che vuoi. Ancora qualche gioco di gambe, qualche colpo di testa, un... Portami nel luogo che esiste nei sogni soltanto. Intorno a noi il mondo. Una coppia, un uomo col cane, un ragazzo in bici, belle ragazze in tuta da jogging, bambini che corrono verso le altalene. Ma il mondo si ferma. In quell'istante il mondo si ferma solo per noi. È una vacanza in paradiso,
è il mondo perfetto. A cosa pensi? Mi chiedi, mentre perdo lo sguardo oltre la finestra. Penso a emozioni, a persone lontane, a mondi sconosciuti, a cose impossibili, alle fate dei boschi. Penso alla fine del mondo, a dove finisce il mondo, a dove andremo a finire. Penso alle nuvole e alle loro forme, ai tuoni, ai lampi, ai fulmini, agli arcobaleni, agli unicorni. Penso agli aerei sopra le nostre teste che portano vite e storie da un punto all'altro del mondo. Ok, gong 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 gong. Applauso, applauso, bravissima prima semifinalista, bravissima Olivia. Olivia, che poi tu sei nata in Brasile, mi sembra, hai detto, no? In Brasile, voilà. Vai, Protto Gaetano, a te. Vai, 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 vai Gaetano. Faccio diversi che sono liberi, non hanno un tema preciso. Vado. Perfetto, vai, vai, vai. Applauso, applauso. Al pubblico se vuole accompagnare può? Vuole seguire se vuole? Ok, ok, dai, dai, vivo, vivo, vai. Ava su tu sol, so po' ascrati da coma, the meeting, fly in the wind, coma the pig, ci può la mano sulla, ci apteo se scendo una, mena cammina, cos'è tu ci cos da fè, ci cos the pig, ci cos the deck, come caie, fatto un flash, crash, indo cora, castura mora che sa canzona, io ne d'uno ma piace fa di più, don ci aspetta tu, pig tu. Tanto se ho capito chiama, de senza mena, da cosa in cambia, axiom una, tre, lo zio reverend, io comando del sopravvivente, avviso a vedere quando è morto, prima di pigliare con chi si aspetta, poi c'è, o se, such che vuoi là, che re, mai non so fare, tutto in un gap, la vuoi, everything everywhere, c'è bel, fai pure del, c'è, dici che non serve, da primo vender, c'è, tene più verci, thank you, salci, thank you, so, ci non sarei, ci non da pen, ci non da fan, uno che fa anche de brutto, pure street, where ci vengono, ci perdi, a russo, è vero, ti oggi da campana da mare, campagne può mandare può rete in campagne può mare può nana zima logi le campagne da sema che venne ne vona che zima te scena non zima te sala non revo MC TOG un non me sei basta così. Ok, e questo? Questo è il dialetto, chiedo scusa perché non penso sia traducibile però. Vai sempre con colpi diretti e montanti Gaetano, allora è finito, c'è ancora del tempo ma ti vuoi fermare? Ok, venite avanti musica, arbitro musicale, venite avanti. Ok, prima semifinale Olivia e Gaetano, cartellino nero, cartellino rosso, vediamo prima per Olivia, cartellino rosso, su 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 su, vediamo vediamo vediamo, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, ci siamo. Rosso? Ok, prendi il cartellino, prendilo anche tu, per il cartellino nero per votare Gaetano Occhiofino, vediamo un po' che qua siamo un po' diminuiti. Un attimo, c'ho un dubbio, mi viene un dubbio. Attenzione, devo contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il rosso, vediamo i rossi quanti sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, vince Olivia! Applauso, applauso e abbraccio, abbraccio! Vai, 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 ok? Gaetano, vieni qui, prenditi un altro applauso, bravo Gaetano! Vai, 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 grande Gaetano, bravissimo! Ok, Olivia è la prima finalista, ora possono venire avanti Francesco e Andrea Bitonto. Vai Marocco, dov'è andato, dove sta Francesco? Vai, vai, vieni qua, Federica, siediti qua. Siedi, siedi, siedi. Bene, bene, siamo arrivati. Abbiamo la prima finalista, ecco. Andiamo, là, anche due pesi massimi. In un ring sono aumentati. Pesi massimi, signori. Si va sempre più caldi. Allora, allora abbiamo sempre 4 minuti. La finale, il prossimo giro, cambiamo un po' il regolamento. Quindi teniamo, cerchiamo di tenere il ritmo, eh. Ok, Francesco ha preso già posizione. Se per Andrea non ci sono problemi, può andare avanti, vai. Vuoi la musica sotto? No, oppure... no, senza musica. Ok, gong, 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 gong. Perché, Claudia? Le domandai mentre eravamo a letto. Perché cosa? Perché non dici mai il mio nome? Non l'hai mai fatto quando mi scrivevi, non l'hai mai fatto in chat, né per telefono, non l'hai mai fatto neanche quando siamo insieme. Io usavo il suo con la frequenza di un intercalare, serviva a rafforzare le mie idee, mi dava sicurezza. Appoggiavo le mie parole al nome di Claudia come fosse una stampella. Lei chiuse gli occhi. Perché non mi racconti una storia invece? Mi chiese. Io restai in silenzio, ci pensai un po', poi abbassai le palpebre e un'immagine prese forma nei miei occhi chiusi. Prese a raccontargliela così come la vedevo,
C'è una casa grande con le finestre tutte chiuse. Si trova in cima a un promontorio che emerge sul paesaggio circostante, come se due dita invisibili avessero pizzicato la linea di costa e avessero tirato su un lembo di terra, portandolo avanti verso il mare. Dove il mare si rompe e spumeggia, la roccia viene su verticale, acquista geometria e diventa volume costruito con tanta spontaneità che non sapresti trovarlo, il punto esatto in cui la pietra smette di essere natura per farsi architettura. Non c'è linea che divida l'una dall'altra. La casa non potrebbe essere in nessun posto che questo. Nessuna casa potrebbe essere lì se non lei. E questo rapporto di necessità è forse il segreto della sua bellezza. La casa domina il paesaggio verso il mare aperto. Diventa parola amica, visione e conoscenza per i naviganti che costeggino questo pezzo di litorale, purché qui non pensino di approdare e che non ci sono porti, né fari, né moli, neanche una piccola scaletta che permetta a un naufrago di risalire la scogliera. Da dove si accede a questa casa? Chi ci vive perché le finestre siano sempre chiuse non è dato saperlo. Quello che i marinai sanno e raccontano è che in quella casa, nelle stanze che affacciano al mare, c'è una luce accesa, appena uno spiraglio che filtra tra le doghe di una persiana, tremulo come fiamma di candela. Dietro le finestre, i marinai intuiscono un grande fuoco tenuto basso. C'è un focolare che crepita, dicono, è una persona sola, dura, nascosta, entroflessa, come perla. Una persona sola, insistono, e i marinai di solitudine ne sanno qualcosa. I vecchi dei paesi ricordano di aver visto qualcuno affacciato a quelle finestre. Era tempo fa, e i racconti si contraddicono. Qualcuno dice di aver visto una giovane donna, dicono tenesse dei fiori alle finestre, che da lontano fossero visibili come orli rossi sulla pietra della scogliera. Ricami, li chiama qualcuno. Ferite, dicono altri. C'è chi ricorda che la giovane donna innaffiasse i suoi fiori regolarmente, che la sua mano fosse sicura e serena, che nessun fiore sarebbe mai morto se preso in cura da quella mano. Oggi però dei fiori non è rimasta traccia, i ricami sono stati rimossi o le ferite hanno smesso di sanguinare. Altri vecchi giurano che la donna non fosse sola. Ricordano lei e un giovane uomo incorniciati dalla finestra. Stavano lì ore a guardar fuori ed erano felici. Infine c'è uno solo, che giura di aver visto lui andar via un giorno e che non riesce neanche a finirla la frase. Quando prova a dire che fine abbia fatto lei, si mette le mani tra i capelli, dice che è una cosa orribile, ripete singhiozzando. In quella casa non c'è più nessuno, dice, solo una luce dimenticata accesa, dice, andate via, dice, non c'è più nessuno, e si dispera perché non gli credono. C'è una casa grande con le finestre tutte chiuse, ripeté infine, chiudendo la storia così come era iniziata. Riaprì gli occhi che puntavano verso il soffitto, poi mi voltai verso Claudia che ascoltava, lo sguardo denso come l'acqua di un mare del quale non riuscivo a vedere il fondo. C'è una casa grande con le finestre tutte chiuse. La baciai sul collo e aggiunsi, e non sai quanto questo posto ti assomigli, Claudia. Quanto ci abbiamo a disposizione? 10 secondi, ok, gong. Vai, ripetuto. Vai Andrea. Sì, io sono di Taranto, questa poesia si chiama Ilva. Come il fumo dai camini dell'Ilva, anche lo spirito esce dal corpo e va in alto, diventa grande nuvola che salza sempre più perché ha da dire qualcosa qua giù. E dal reale passiamo al surreale. Morti ne abbiamo tutti, ma qualcuno un po' più strani. Uccelli, tramonti, pozzanghere, ulivi, e hanno fatti tutti la stessa fine. Sotto il torchio della regolamentazione delle strade, il potenziamento delle infrastrutture, il miglioramento delle condizioni generali di vita della popolazione, che è morta ancora, muore tuttora e continuerà a morire. Ma la poesia no! La poesia ha 7 vite, 10 ragazze, 1001 notte, e di notte crea e procrea continuamente altre figlie poesie, che non si sa mai dove siano, e spunteranno tra i versi, tra 100 anni saranno fogli, tramonti, ulivi, puzzanghere d'inchiostro, biblioteche incendiate, runiche frammentate, memorie. Ma smettiamola con questo tono e torniamo a noi. La poesia vi ha scovato, non c'è account che tenga, la vostra faccia dovete pur portarvela appresso assieme a tutte le cianfrusaglie del millennio. Ebbene, la poesia riconosce l'uomo, l'animale, la merda, subito si inarca, si leva, prende il microfono, tossicchia, lo scaglia lontano, e dunque ormai più niente la trattiene dall'urlare più profondamente ed efficacemente del microfono. Anche le pietre, i serpenti, le masse la sentiranno, magari a più di 50 metri di distanza, e in un solo paese del Mediterraneo, non importa se siete connessi veloci, la poesia vi prenderà comunque. Non importa se avete tanti amici attorno che vi proteggono, la poesia ce l'ha con voi, proprio con voi.
Guardate che la poesia non è calma, è agitata, ha gli occhi lucidi e brucianti di febbre, vaga nelle strade assurde dei quartieri residenziali. Lei non fa differenza, va nelle fogne di quelli popolari. Lei non va tanto per il sottile, sui tetti degli hotel a 4 stelle, ma la poesia le ha tutte le stelle. Ricordate, le punte delle stelle sono affilate e nella notte la poesia ve le conficcherà nella carne, un verso alla volta, quando i temi e i tratti dello stile dell'autore fioriranno come incubi distesi sul petto, che vi guardano dal buio, dritti negli occhi, con gli occhi rossi del pensiero diavolo. E per chi ne ha a digiuno, quando sentirete qualcosa di strano nelle 4 mura grigie dell'ufficio, beh, quella è la poesia. Quando ci sarà l'ennesima falsa stretta di mano e sorrisi comunque, per forza, è lo stomaco, non vi risparmierà il meritato calcio nello stomaco, e beh, quella è la poesia. La poesia non ha peli sulla lingua, la poesia non gode dell'anonimato solo perché il poeta è un flauto spezzato. È la poesia che ci mette l'aria, la sostanza, il discernimento, i continenti, le miniere, le parabole del Cristo di Torno e di tutti i suoi discepoli e le necessarie discese all'inferno, dove, se permettete, il poeta non conta un cazzo. Quella è la poesia, è lì, proprio lì, ma non la prenderete mai. Circondatemi pure i cervelli, anime, barricate governi e leggi, sgomberate le piazze del dibattito, bloccate le autostrade della comunicazione. In un lampo di mezzanotte, nelle vostre inquiete ciglia di tribune politiche, sbracherà il suo vomito di bestia e come un'erbaccia violacea rovinerà l'insalata, insanguinata, sporcherà la festa, trattiene il pianto e poi lo rilascia al confine della realtà, perché deve essere lasciato andare ciò che vuol correr via da questa orrenda, esausta democrazia. Per finire, per chi non se ne rende conto, la curva di questo tempo occidente è discendente e il peso curverà i nostri discendenti in una favola di plastica. È terminato il civile tramonto dei popoli, ma la poesia è tornata e vi troverà, voi nascosti inermi nei nickname, voi che avete cliccato sì al bombardamento della madre col bambino in una tela del 2012, secondo le ricostruzioni degli esperti di economia di guerra, e avete insegnato materie esplosive nelle scuole, e avete assemblato sogni nelle marketing factories, e avete scrostato a forza la merda dall'anima dei politici davanti alle telecamere, e poi avete detto onorevole, e avete pranzato di domenica innescando i televisori a orologeria, e poi di notte avete guardato la luna col vostro amore, e la luna stessa vi ha sputato negli occhi. Quella, non vi potete sbagliare, era la poesia, ed è segno che la poesia è tornata e vi ha trovato e vi farà un culo così. Vai, venitemi te. Qua andiamo gioco di gambe, di rima, di testa. Due picchiatori sani, signori, mi raccomando a come votate, siamo quasi alla fine. Allora, la prima finalista l'abbiamo già proclamata, Livia, vediamo ora per chi vuole votare per Francesco Marocco. Scusami, dai, il gioco di parole, una R scappa. Ci fanno belli scarpe. Cartellino rosso! Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, poi vediamo. Cartellino nero per Andrea Bitonto. Devo contare, mi sa. Allora, vediamo un po', qualcuno che mi può aiutare. 1 per Andrea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vediamo un po', per il rosso, per Francesco, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Francesco va in finale, wow, applauso, che ci siamo, grazie Andrea, bravissimo, applauso. Allora, Olivia e Francesco, vai, venite qui davanti. Allora, vediamo un poco, andiamo alla finale, abbiamo finito, venite qua, sì, cambiatevi la vestaglia. Allora, ci siamo finale, rimanete così, chi c'è può votare anche, dai. Allora, cambiamo un po' le regole, cambiamole insieme, vediamo un po' se loro sono d'accordo. Io direi di ridurre i tempi e fare 2 minuti e 30, proviamo così, quindi colpi diretti. Vi volete alternare oppure andiamo diretti? Non andiamo diretti, 2 minuti e 30 per uno, è meglio, ok. 2 minuti e 30, sì, 2 minuti e 30 e 2 minuti e 30. Quindi giocatevi dei colpi belli, diretti e precisi, in modo che il pubblico può votare subito e con certezza, e proclamiamo il nuovo vincitore di questa nuova edizione. Allora, siete pronti? Vuoi incominciare tu? Va bene, incomincia Olivia. Mi raccomando. Funziona? Perfetto. Sì. Finale.
Lo sapete che le sirene, quando muoiono, diventano spuma di mare? Non ci sono principi, né cavalli bianchi, ma solo il rollio delle onde che si infrangono sugli scogli come i sogni. Scordatevi Ariel coi capelli rossi, sulla terra per sempre felice e contenta. Sceglie un'altra il suo principe e lei si scioglie tra le onde per l'immenso dolore. Ecco la vera storia. Lo sapete che le sirene, quando muoiono, diventano spuma di mare? Pensateci ad ogni "e vissero felici e contenti" che pronunciate. Dite invece alle vostre figlie la verità sull'amore. Notte senza luna, notte senza sonno, fisso un soffitto di ombre cinesi, epifania di una memoria. Lasciami andare, slegami, rendimi libera tu. L'ultima notte felice del mio mondo, quando mi son persa nell'azzurro del tuo cielo. Ora non più, spezza le catene che ci tengono qua, nel buio di una lunga notte. Per favore, io volerò, persa nell'oblio, respiro polvere di stelle per brillare ancora. Ancora un minuto, c'hai, ancora un minuto. Vai, vai. Staccati dall'angolo, vai. Vai. Detto il cuore, sia benedetto il cuore spezzato, i turbamenti dell'animo, i sogni infranti e le delusioni. Da lì nasce l'arte, la poesia, la bellezza, l'armonia di parole che scivolano sulla pelle come lacrime. Affondare le mani nel punto più buio dell'animo, toccare il fondo e risalire. Il rumore della penna sulla carta del taccuino è musica dell'anima che riempie il silenzio. Io vomito parole, trascrivo sensazioni, mi libro in aria per non morire. Dalla finestra guardo il mondo che dorme e sanguino inchiostro per salvarmi l'anima. Ci siamo, passato il minuto, mi sa che è finito. Gong, 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 ok, vai. Brava, vai, finale, 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 vai Francesco. Prendiamo il tempo, pronti? Vado. Vai. Era un mese che andava avanti così. Ci vedevamo, stavamo insieme, ci separavamo senza menzionare quando ci saremmo rivisti. Io la cercavo, le proponevo qualcosa delle nuove idee che mi sbocciavano in testa, come papaveri d'aprile. Lei rifiutava, trincerato dietro il pallino del divieto d'accesso della sua chat. Io incassavo, smettevo di cercarla. Lei ritornava a farsi viva, riappariva dietro la porta di casa e appena toglieva le scarpe sembrava non fosse mai andata via di lì. L'immobilità del tempo era misurata dal ronzio del ventilatore che ancora girava. Uno dei suoi ritorni avvenne di notte. Sentii il suono del campanello, mi girai nel letto, il campanello. Sollevai la testa di scatto, guardai il cellulare, 5:30. Nessuna chiamata persa, nessun messaggio. Scesi dal materasso, andai alla porta. Il cuore accelerò come in caduta. Qualcuno mi aveva cucito nel petto, un pennuto che non smetteva di battere le ali. Dovetti poggiarmi alla libreria a metà del cammino. Non immaginavo nessun altro evento talmente grave se non un lutto, perché qualcuno venisse a bussare alla mia porta all'alba. Solo la morte viene a trovarti a quell'ora, pensai. Guardai dallo spioncino. Claudia, aprì. Ehi, che è successo? Shh, mi disse lei, tappandomi la bocca con due dita. Facendo leva sui talloni si tolse le ballerine, poggiò il casco e la borsa per terra, mi spinse fino in camera da letto. Se possibile il cuore prese a battermi ancora più forte, la pioggia di frecce di un esercito di arcieri. Le mani di Claudia tremavano come foglie sul punto di staccarsi. Mi fece stendere sul letto, si accovacciò su di me, si tirò sulla gonna, scostò la mutandina, mi prese e urlò. Pensai che nulla di quello che stava succedendo fosse reale, che quello fosse soltanto il miglior modo per morire. Claudia si abbatté su di me, rompendo la luce del giorno in milioni di schegge di vetro. Quando smise, ruppe in pianto. Si avvicinò alla mia bocca e sembrò stesse per parlare, sembrò che stesse per dire il mio nome, sembrò che stesse per chiedermi scusa.
Invece non disse niente, scese dal letto e silenziosa come era arrivata si diresse verso la porta. Quando rimasi solo e svestito e impaurito e nonostante tutto vivo, capii che non l'avrei mai perdonato di non avermi ammazzato in quel momento. 2 ore dopo facevo colazione nel bar sotto casa, appesa al muro nella cornice di una TV al plasma a 37 pollici, Claudia leggeva le previsioni del tempo. 2 uomini in giacca, cravatta ed espressino freddo commentarono qualcosa su di lei, su quanto fossero buone adesso le meteorine. Mi guardarono in cerca di consenso. Pensai che Claudia li avrebbe ammazzati volentieri. Almeno loro, sorrisi. Almeno loro. Grazie. Ok, ci siamo, bravi due sfidanti, applausi, applausi ai nostri atleti, bravissimi. Perfetto, perfetto. Qua naturalmente il protagonista è la poesia, la letteratura, la creatività, l'innovazione, la tecnologia, quello ci interessa. Ok, grande. Francesco, hai dato proprio, ci hai dato proprio colpi di brutto, bravissimi. Allora, signori, siamo arrivati alla fine. Allora, dobbiamo proclamare il vincitore di questa nuova edizione del Box Letterario. Olivia, sei arrivata in finale. All'inizio vi ho detto no, ma io leggo un po' di cose così, non lo so che cosa devo fare. E invece ti sei trovata così in finale con il nostro picchiatore pugliese. Allora, vediamo un poco chi è il vincitore, signore e signori, di questa nuova edizione. Volete fare un altro, volete dire qualcos'altro? Così andiamo diretti, secondo me. Allora, cartellino rosso per Olivia. Questa volta devo contare, voglio contare. Si sa mai, la rissa, i carabinieri se ne sono andati. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, ok. Dov'è? 15. Ok, giustamente il nostro DJ. Applauso per il nostro arbitro musicale. Quant'era? 14 abbiamo detto. Quant'era? 14 ho contato. 15. Scusate. Volevo dire, stavate attenti. Ma se il pubblico. Allora, quant'era? Come dice? 15. Allora, per chi vuole votare per Francesco Cartellino Nero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vince questa nuova edizione del pugilato letterario il nostro amico, un bacio, sì, amico, artista, poeta Francesco Marocco. Applauso, 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 applauso. Tutti pugili qui sul ring, se vogliono, venite, musica, musica, Jesus Christ Superstar. Allora, il vecchio vincitore, signori, applauso, applauso, andiamo su, perché abbiamo proclamato il nuovo vincitore del pugilato letterario. Il vecchio vincitore può consegnare la nuova, la dà così, così firma. Vieni qua davanti, facciamo questo rituale. La metti fronte, vieni qua, Andrea, no, questa qua, vieni qua, portala tu, portala. Allora facciamo così, il vecchio vincitore può dare appunto la nuova cintura che è stata fatta da Veronica Ferraro. Applauso per Veronica Ferraro, applauso, applauso, questa nuova creazione. Il libro è il Fu Mattia Pascal, l'anno scorso era Pinocchio, andiamo sempre con libri un po' più grandi. Allora Francesco, puoi firmare qui, vincitore 2013, con la cortezza di conservare la cintura. Andrea l'ha conservata nel soggiorno, anzi in camera da letto, per 3 anni. Chissà, come le Olimpiadi andiamo avanti, tra 3 anni faremo un'altra edizione, mi raccomando conservala, e chissà, poi verrà consegnata l'altra. Quindi passiamo, ecco il passaggio di cintura. Vincitore di questa edizione è Francesco Marocco. Buona! Un applauso per tutti quanti gli altri concorrenti. Applauso. Eva, bravissimo Olivia. Bravo Marcello, grande. Grande anche Gaetano, bravissima Maria Pia, grandissimi tutti quanti. Ok, signori. Prova.
No, volevo dire che Marcello insinua che io vi abbia passato dei buoni benzina, se potete dire che non è vero. So che dietro quella bocca. Va bene, allora chiudiamo salutando naturalmente. Con questo evento si chiude appunto il Festival dell'Innovazione realizzato dall'Agenzia Regionale della Tecnologia e dell'Innovazione in collaborazione con l'Assessorato allo Sviluppo. Attenzione a questi bambini che cominciano a diventare sempre di più e sempre più pericolosi. Allora ringraziamo anche il nostro DJ, chi c'è l'altro microfono? Il nostro DJ Arbitro Vogo, saluti e applauso. Allora vi rimandiamo alla prossima edizione. Ci sono i libri degli autori, ci sono a disposizione, se volete sono qui, chiedetelo a loro, compratevi un libro perché è tutta salute, tutta letteratura. Un saluto anche a quella mente bacata di Ines Pierucci che ha organizzato e elaborato tutto questo pandemonio. Un saluto anche da me e viva la letteratura, solo buona letteratura. Grazie, alla prossima edizione, applauso, applauso, applauso. Perché? Ma perché questa notte? Alle ore più lunghe che non passano mai.